Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Parliamo di Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Al Consiglio dei Ministri di ieri notte, le due ministre di Italia Viva non si sono presentate e Conte lo ha reputato come un affronto insanabile. Ha detto che sono dei maleducati. Aggressivi e maleducati, no? E quindi Renzi, quando si è sentito dire maleducato da Giuseppi, gli ha risposto immediatamente, ha fatto una diretta e dice: come? Mi dà del maleducato, no? Ecco, attenzione, a Renzi non bisogna dirgli le cose di questo tipo perché si offende subito. Si offende subito, Renzi è molto molto permaloso e come diceva Calenda circa un mese fa, attenzione che Renzi è vendicativo, da non prendere in giro Matteo Renzi perché è vendicativo. E così ha fatto un video Renzi dicendogli: ah sì, io sarei un maleducato e prima di tutto dovete stare tranquilli, sereni sui sondaggi, non stare appresso ai sondaggi, star lì troppo a vedere le percentuali. Questa è una frecciatina perché Conte gli diceva proprio 2 giorni fa: noi non possiamo farci tenere in stallo da partiti dal 2%. E era proprio indirizzato al partito Italia Viva di Matteo Renzi. Quindi Renzi dice: non stiamo lì a guardare le percentuali, quando si è al governo poi si è tutti uguali, siamo 4 partiti, cos'è? Chi ha la percentuale più alta parla di più di quell'altro. Dice: siamo tutti uguali. E lui poi, Renzi, gli dice: piuttosto che star lì a litigare sulla prescrizione, che è una roba improponibile, incostituzionale la cancellazione della prescrizione, e ha assolutamente ragione, assolutamente ragione. Nella legge c'è scritto che c'è una ragionevole durata dei processi. Cancellando la prescrizione non c'è nessuna durata, sono all'infinito, quindi è incostituzionale. Come è incostituzionale lo spazzacorrotti, la legge non è retroattiva, quindi non puoi fare una legge spazzacorrotti e andare a mettere in carcere quelli prima della legge. Anche lì la Consulta ha detto è incostituzionale. Il cancellare i vitalizi è incostituzionale perché la legge non è retroattiva. Diteglielo ai 5 Stelle: la legge non è retroattiva. Studiate, aprite un libro di diritto, ma basta anche cercarlo su Google. Sveglia. E poi Matteo Renzi gli dice: bisogna aprire i cantieri sono tutti bloccati, sono miliardi, decine di miliardi che farebbero ripartire l'economia. E poi dice: ma non bisogna dare agli uomini e alle donne del sud il reddito di cittadinanza, il mantenimento statale, bisogna aprire i cantieri e trovano lavoro, perché attenzione, quando si aprono i cantieri non c'è solo l'operaio, c'è anche l'impiegato, c'è anche quello che fa le consegne, c'è tutto un indotto intorno a un cantiere. Uno immagina il cantiere, immagina quello con l'elmetto che sta scavando. C'è tutto un intorno, un indotto di persone che lavorano, quindi non c'è solo l'uomo che lavora fisicamente sul cantiere, ma c'è l'impiegato, c'è il ragioniere, c'è quello che mette a posto le macchine, la manutenzione, c'è tutto. Quindi sicuramente il reddito di cittadinanza è qualcosa di fallimentare che andrebbe eliminato immediatamente. Quello che era l'idea del reddito di cittadinanza non ha funzionato. Non ha funzionato, è un mantenimento di Stato e non si può l'Italia permettere, un paese in fallimento come l'Italia, a mantenere 1 milione di persone sul divano. Ma siamo fuori di melone, eh? E così poi gli dice: caro Giuseppi, tu non sai la distinzione tra garantismo e giustizialismo. Guardiamo quello che è successo ad Enzo Tortora, no? Ecco, quindi dice poi: qui in Toscana, dove è nato il diritto, dove qua già era eliminata la pena di morte, mentre ancora in Francia cominciavano con le ghigliottine. Quindi dice:
proprio in Italia, proprio in Toscana, dove nasce il diritto, dove si evolve il diritto e si diventa garantisti, non giustizialisti, arriva Alfonso il Bonafede, che cancelliamo, facciamo robe incostituzionali, dice, ma non si, quello che fa capire Renzi, ma non si può far gestire la politica ai grillini, ecco, con questo ho detto tutto, ai grillini, e col PD che gli va dietro, sì, perché poi vuole cancellare i decreti sicurezza, dice, gli facciamo fare questo, appena fatto, dice, vabbè, adesso si fanno i decreti sicurezza, quindi c'è una loro bella convenienza. Renzi dice, ci vuole garantismo, no? Per garantire che non succeda più quello che è successo a Enzo Tortora, no? Dice, loro non hanno e non sanno la differenza e che non è la stessa cosa garantismo e giustizialismo. E poi sulla prescrizione dice, non si può accettare. Addirittura Bonafede, no? Da solo ha cambiato il testo e quando Zingaretti, il PD ha letto il testo, l'EU ha letto il testo, sono saltati sulla sedia e detto, no, ma questa... questo deve essere fermata, questa cosa, deve essere riscritta. Purtroppo non è dato sapere che cosa il Bonafede abbia fatto in questo testo modificato, sarebbe esilarante leggerlo, perché se sono saltati tutti sulle sedie, vuol dire che ha messo e ha scritto delle cose veramente allucinanti. Peccato che non si può in questo momento sapere qual è il testo di Bonafede. Quindi sulla prescrizione, Consiglio dei Ministri senza la quarta sinistra, senza Italia Viva, senza i ministri di Italia Viva che effettivamente sono stati ritirati. Matteo Renzi non ha ufficialmente ritirato la delegazione dei ministri dal governo, ma ufficiosamente lo ha fatto, perché non sono neanche andati ad ascoltare quello che dicevano gli altri ministri, perché poco prima di mezzanotte Giuseppe Conte scende in conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al guardasigilli. La riforma del processo penale è stata approvata con incorporata anche la norma sulla prescrizione del lodo Conte bis, ed è il momento di fare un bilancio dopo lo scontro con Renzi nel pomeriggio, ma è stata approvata da loro senza che hanno i voti per approvarla, perché senza i voti di Matteo Renzi, a meno che Conte non abbia l'improvviso sostegno dei responsabili, quei 20 che si dicono senatori di Forza Italia pronti a fare il salto della quaglia per garantirsi uno stipendio nel PD nella prossima legislatura, quindi aiutando il governo con i loro voti per tenerlo in piedi a cambio di un posto di lavoro nella prossima legislatura nel PD, perché in Forza Italia non lo avrebbero più, perché se no Conte non ha assolutamente i voti per far passare questa legge, come questa, come nessun'altra legge. E Conte dice, io non ho alcuna paura né arroganza, è Italia Viva che deve decidere se fare squadra o meno, la loro assenza di stasera è una loro sconfitta, e se ci sarà una mozione di sfiducia contro il ministro Bonafede ne trarrò tutte le conseguenze del caso. Conte aggiunge, per lavorare il clima non può essere questo, qui i ricatti non sono accettati, non si può pensare di votare un provvedimento con le opposizioni. Insomma, Conte, dopo giorni di silenzio e di scontro tra Italia Viva e il resto della maggioranza, è sbottato, dice, da parte mia Italia Viva è più che rispettata, ma il clima non può essere questo, serve uno spirito costruttivo, io siedo sempre al tavolo e ascolto tutti, ma non è mai successo che io mi sieda a un tavolo e tutte le quattro forze politiche non abbiano avuto pari dignità, tutti hanno la possibilità di proporre le proprie idee, se poi la loro idea non viene accettata non si può pensare di votare con le opposizioni. Quindi Conte ha capito che proprio l'altro giorno, quando aveva detto il partitino dal 2%, alla fine ha capito di aver sbagliato a dire così, perché al tavolo sono tutti uguali, o almeno nelle coalizioni alla fine è così, non si può dire io parlo più di te, io posso decidere più di te perché ho il peso delle percentuali elettorali.
Io va bene, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di giornata, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community del canale trovate tanti sondaggi a cui potete partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.